carissimi fedeli di Limo, Vizzanello, Porzano e Castelletto. Stiamo per incominciare il nuovo anno liturgico e con la prima domenica di Avvento. E proprio per questo desidero, anche a nome degli altri sacerdoti, inviare a tutti l'augurio sincero e profondo di un buon anno liturgico. L'augurio dell'anno liturgico si differenzia rispetto all'augurio del buon anno dal punto di vista civile, soprattutto per il fatto che l'anno liturgico ci offre la possibilità di rivivere, ma anche di sperimentare in forma nuova e rinnovata alcuni aspetti fondamentali della nostra fede e della presenza del Signore Gesù in mezzo a noi. E infatti incominceremo innanzitutto a rivivere ed sperimentare il Natale, e questo porta con sé il messaggio meraviglioso di un Dio che ha voluto essere presente in mezzo a noi in forma umile, discreta, ma reale, e che ha deciso di rimanere con noi per sempre. Dopodiché, ecco che rivivremo, e auguro a tutti che possiamo anche sperimentare in forma rinnovata, l'evento della Pasqua, di morte e risurrezione. E attraverso il rivivere la morte di Cristo, possiamo toccare con mano la grandezza dell'amore di Dio per noi, che dà tutto, fino appunto a dare se stesso, a dare la vita. E attraverso la risurrezione di Gesù, questo stesso Dio ci dice che tutto quello che è frutto della fatica, ma anche della sofferenza della nostra esistenza, non va a finire nel nulla, ma Dio lo recupera e dà adesso a tutto questo un valore di eternità attraverso la risurrezione. Poi ci sarà la grande solennità della Pentecoste che richiama il dono dello Spirito Santo, che è amore, ma che è anche il consolatore e anche il difensore. Abbiamo bisogno di questa presenza di Dio nella forma dello Spirito, perché diventiamo sempre più capaci di amare, e nello stesso tempo perché in mezzo alle difficoltà sappiamo che abbiamo un Dio che prende le nostre difese e che soprattutto ci dà la fortezza di passare in mezzo alle difficoltà senza dispararci. Ecco, allora auguro un buon anno liturgico a tutti.